Ragazzi, questi sono matti perché solo adesso, ragazzi, ho avuto il tempo per pubblicare questo video. Questa settimana è stata pienissima. Con le sonore di Allegri, insomma, mi ha scombussolato i piani. Questo video era previsto proprio per prima delle sonore di Allegri, poi l'ho dovuto posticipare perché c'erano altri video in programma. La notizia ormai che si sa da tanto, ma è diventata praticamente ufficiale. E si sapeva già da comunque inizio stagione, adesso praticamente ufficiale perché Kylian Mbappé, ragazzi, ha annunciato il suo addio al Paris Saint-Germain ed è un nuovo calciatore del Real Madrid. E io credo che, ragazzi, questo sia il colpo del secolo. Sia il colpo del secolo perché negli ultimi anni ci sono stati tanti colpacci come quello di comunque negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni anche, partendo da Ronaldo, dal Manchester United, epoca moderna, colpo del secolo ovviamente, molto romanzata come cosa, ma se guardiamo agli ultimi 20 anni, tra Cristiano Ronaldo che è passato da Manchester United al Real Madrid, poi comunque i tempi più recenti, se pensiamo a Neymar, al Paris Saint-Germain, dopo quella grandissima parentesi al Barcellona, se pensiamo a Messi al Paris Saint-Germain, se pensiamo a Ronaldo alla Juventus, ragazzi, è stato comunque questo acquisto, seppur a parametro zero, è destinato a passare alla storia. Perché stiamo parlando di uno dei calciatori migliori al mondo. Chiaramente ci sono i mostri sacri, Ronaldo e Messi, che si stanno avviando sul finire della carriera perché ormai sono lontani dall'Europa con Leo Messi in America e Ronaldo in Arabia e hanno lasciato il palcoscenico a Mbappé e Haaland. E quindi, ragazzi, stiamo parlando del migliore al mondo in ex aequo, magari con Haaland. Poi, questione di gusti, ragazzi, sono calciatori comunque diversi nelle caratteristiche. Ma è un calciatore completo, cioè credo che veramente sia uno dei colpi del secolo. Veramente, veramente complimenti al Real Madrid. Sembra una fase di Lukaku, ma è la squadra per cui ha sempre sognato di giocare, fin da bambino. E non stiamo parlando né della Roma, né della Juventus, né dell'Inter. Se poi in realtà Lukaku ha giocato solo per Inter e Roma in Italia. Poi c'è il Chelsea, per cui ha sempre sognato di giocare fin da bambino. Insomma, scherzi a parte, stiamo parlando di Kylian Mbappé, ragazzi, è un classe 98 e ha 25 anni, quindi ancora giovanissimo e ancora tantissimi anni davanti a lui. Io però, ragazzi, prima di scendere ancora nei particolari di queste operazioni, vi invito ad iscrivervi, ad attivare la campanellina così rimanete sempre aggiornati, a lasciare mi piace per continuare a supportarmi e soprattutto, ragazzi, per spingermi a portare nuovi video ed è completamente gratuito, quindi mi fate contento e ci perdete pochi secondi. Io andrei più che altro sul palmarès anche di Mbappé perché è importante. È importante perché, vabbè, questo diventerà ufficiale al 30 giugno 2024 perché scade il suo contratto. Sono valori di 180 milioni e però vi dico il palmarès di un calciatore che ha comunque 25 anni perché ha vinto 10 titoli da capocannoniere come premi individuali, 3 calciatore giocatore dell'anno francese. E poi a livello di squadra è un campione del mondo perché ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018, 7 Ligue 1, 3 Coppe francesi, una Nations League, un Europeo nel 19 e 3 Supercoppa francesi. Cosa gli mancano? Supercoppa europea, Champions League e Mondiale per club. Cose che può vincere tranquillamente con il Real, la squadra più titolata in Europa per quanto riguarda Champions League. Ed è quello, secondo me, è quella secondo me l'ambizione di Kylian Mbappé-Loten. Nome completo. Parliamo ancora di numeri e di statistiche perché in 371 presenze ha fatto 287 reti e 126 assist. Ragazzi, questo è un calciatore clamoroso perché ha una media realizzativa assurda perché
Pensate, 371 presenze, 287 gol, 126 assist, quindi fa anche tantissimi assist. Ok, il campionato francese non è un campionato magari di altissimo livello, però io sto considerando tutte le competizioni. Raga, ha alzato un mondiale nel 2018 da protagonista. E stiamo parlando che 2018, quindi, stiamo parlando di 6 anni fa, era appena 19enne, quindi è un calciatore che è veramente un crack del calcio mondiale già da giovanissimo. Nella stagione invece attuale, e comunque si è comunque mantenuto su ritmi assurdi, 46 presenze, 43 reti e 10 assist, almeno al momento in cui sto registrando questo video, quindi media comunque anche qui assurda, praticamente quasi un gol a partita. Con il Paris Saint-Germain invece 306 presenze, 255 gol e 108 assist, quindi diciamo comunque la maggior parte dei gol con la maglia del Paris Saint-Germain e anche la maggior parte degli assist, 108, e veramente un calciatore assurdo. Lì percorriamo la candela che parte dall'AS Bondy, poi Clairefontaine e poi praticamente dov'è che esplode è al Monaco, che al 31 agosto 2017 passa in prestito al Paris Saint-Germain, che poi lo riscatta, diciamo a 180 milioni il 1 luglio 2018, quindi sono 6 stagioni, che comunque in realtà più 7 che 6, perché insomma quello era un prestito, ma si sapeva che era una cosa che chiaramente hanno chiamato, chiamiamola come era un metodo per aggirare il fair play finanziario, perché chiaramente sappiamo tutti che quei soldi il Paris Saint-Germain ce l'aveva, ma li ha fatti andare a bilancio per la stagione successiva, o questo riscatto di 180 milioni, che stiamo parlando di una cifra fuori di testa, sproporzionata, ma ne vale ogni centesimo. Lo perdono a zero, e quindi questo è una bella perdita dal punto di vista economico, ma ricordiamo le cifre, che almeno quelle che sono traprelate, per cui l'hanno convinto, diciamo, a continuare questa avventura al Paris Saint-Germain, perché percepiva 72 milioni a stagione, e quindi una cifra assurda. Ha percepito 180 milioni alla firma, quindi siamo arrivati già oltre i 200 milioni. E ha ricevuto anche altri 70 milioni di bonus fedeltà, perché è rimasto al Paris Saint-Germain per il 2023. Poi ci sarebbero stati altri 2 bonus fedeltà, che adesso non ricordo la cifra, ma più alti, che sarebbero cresciuti se lui avesse rinnovato il contratto per la stagione 2024 e per la stagione 2025, e sarebbero andati crescendo questi bonus. Ma diciamo è arrivato il momento di cambiare aria e non pensare magari solo ai soldi, anche perché non è che va al Real Madrid a fare la fame. Questo è poco ma sicuro, ma non percepirà quanto percepisce al Paris Saint-Germain, perché sono cifre comunque veramente fuori mercato. Diciamo che va detto che non sarà proprio un'operazione a costo zero, perché il Real dovrebbe dare 120 milioni alla firma a Mbappé, che non sono pochi, meno rispetto a quelli del Paris Saint-Germain, ma insomma sono comunque tantissimi. Insomma, vai a risparmiare quei 60 milioni che avresti pagato pagandolo per valutazione di mercato, e quindi qualcosina per forza dovevi comunque spenderla. E lo stipendio sarà per 5 anni, 20, quindi un quinquennale con 20 milioni più bonus. Quindi insomma, io credo che veramente abbia fatto una scelta. Solo 20 milioni a stagione, ragazzi, ma per un calciatore così, che può scegliere di andare in qualsiasi club al mondo, perché sei tra i migliori calciatori al mondo, io credo che alla fine sia una scelta di cuore. Pochi club al mondo ti possono garantire uno stipendio da 20 milioni a stagione più bonus, ok? Su questo non ci piove. Però stiamo parlando che guadagna 52 milioni in meno rispetto a quanto guadagnava al Paris Saint-Germain, quindi comunque una scelta, se non vogliamo dire di cuore, comunque è una scelta per la sua carriera. Arrivato a 25 anni, in cui comunque il Paris Saint-Germain ha comprato Messi, ha comprato Neymar, ha comprato Donnarumma, ha comprato Hakimi, ha comprato
prima ancora Marquinhos, Thiago Silva, con Ancelotti, con Luis Enrique, con chiunque, ragazzi, mancavano veramente Batman, Superman e Spider-Man. Ma scherzi a parte, ragazzi, il Paris Saint-Germain ha cercato sempre di costruire una squadra di campioni. Quest'anno veramente ci è andato vicinissimo, perché Vigne è stato un acquisto clamoroso. Comunque Donnarumma si è confermato sui suoi livelli, e c'era, credo che siano stato un po' un flop Gonzalo Ramos e Colomani, non hanno fatto questa grande stagione. E molto bene anche Dembélé, Asensio, che però anche lui qualche infortunio di troppo. Quindi comunque quest'anno il Paris Saint-Germain è andato anche meglio in Champions, però ragazzi, conta vincere alla fine, ed è quello che secondo me vuole fare Mbappé con la squadra più titolata in Europa, il Real Madrid, e ancora tanta carriera davanti per poterlo fare. 5 anni per provarci con Real, e certezza non ce n'è, ma io credo che ci riuscirà, anche per le qualità che ha. Per adesso dove lo ficcano Mbappé? Questa è la domanda che mi faccio, magari mi rispondete anche voi qui sotto nei commenti che voto date a questo acquisto, e vi darò un voto in qualità prezzo e un voto personale. Il mio parere comunque l'ho sostanzialmente dato, anche se voglio aggiungere qualche altra parola. Quindi voglio il voto per voi qui sotto nei commenti, secondo voi dove lo vanno a piazzare? Perché arriverà Endrick, che per me è un crack clamoroso, e fidatevi, lo scopriremo, magari non subito, ma è un calciatore spaziale. C'è Rodrigo, c'è Vinicius, c'è Bellingham. È una squadra che è destinata a diventare fortissima. Si sta parlando anche di Alfonso Davies. Mamma mia, il Real quest'anno, si è parlato anche di Wirtz, cioè non so dove il Real Madrid voglia mettere tutti questi calciatori. È chiaro che qualcuno andrà via, però magari ci facciamo un video dedicato sul calciomercato in generale e ne parleremo. Io vi dico che comunque per me è un colpo da 10, non puoi dare altro voto. Il rapporto qualità-prezzo comunque io direi un 7 e mezzo, perché comunque lo paghi 120 milioni, sì, è a zero, dovrei essere proprio pignolo nel dire a me perché l'hai pagato comunque 100 milioni alla firma, 120 milioni alla firma. È solo pignolo, perché comunque è una cifra da considerare, quindi non è proprio a zero. È chiaro che se lo considero un parametro zero dai 10, però comunque 120 milioni alla firma si fanno sentire. Per una squadra come il Real Madrid non sono tantissimi, lo paghi comunque meno del suo valore, quindi 7,5 sul qualità-prezzo, ma 10, ragazzi, comunque il voto per l'acquisto, perché veramente questo è un acquisto che può spostare veramente gli equilibri europei e mondiali, e sarà una bellissima sfida vedere un Real Madrid-Manchester City magari l'anno prossimo, in cui ci sarà questa sfida tra i due migliori al mondo. E quindi, ragazzi, vi invito a farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti. È completamente gratuito commentare, come iscrivervi, attivare la campanellina, lasciare mi piace. Vi ringrazio se lo farete. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao.